mi sono sentito tanto e mi sono superato molto, non voglio dare attualmente in libertà, ma ho vissuto in diversi manicomi l'esperienza per poterla raccontare, per poter denunciare quando volete sera questi luoghi che torturavano la gente che sapeva il popolo, la sofferenza nella propria psiche, nella propria mente. E qui nel vostro manicomo di Villa Grata ho vissuto un'esperienza che mi ha legato ancora tutti alla città di Cagliari. Però dopo, venendo di anno in anno, avevo la sensazione, anche per quello che ho aspetto in questa città, avevo la sensazione di una terra che piazza, ferita. Avevo bisogno proprio di fare all'ammazzo, di togliere tutto ciò che è difficile per il amore, per la trasparenza, per la bellezza. Cagliari era proprio una terra. E questa destra sparita era un buona, la spettacolo della esperienza della terra. Dovete riprendere in mano tra le vostre confini, le vostre figlie, dovete dare possibilità di loro. Lo potete fare, questo significa partire grande per il capitale del Mediterraneo, non lasciare sottopera la costante, più di quello politico che apparisci, che si deve essere una serie di edizioni di cappelli. Usare il futuro perché e il quarto superiore del Mediterraneo, lungo mare di Bari, era devastato. Occupava l'anima, un ecomostro, quello di Punta Perotti, e noi, dopo 15 anni di battaglia, abbiamo portato il territorio, l'ecomostro fantastico.